Vi presento questa sera un mio collega, un caro amico, Adriano Radelli, che ha scritto questo libro che ho trovato molto interessante e che ho proposto quindi alla Commissione Biblioteca, in quanto lo ritengo un libro sì, un po' specifico, perché lui è un medico, io sono un medico, quindi tratta un po' di medicina, ma in realtà tratta di medicina un po' storica, quindi è un libro storico da cui si può partire per, dall'Ottocento e si può anche fare una riflessione sui nostri tempi. Quindi lui è un dermatologo, un specialista ambulatoriale come me e ci ritroviamo spesso quindi a lavorare insieme. Se vuoi partire, quindi raccontarci come nasce questo libro, Adriano. Grazie, buonasera a tutti, grazie a Cinzia, grazie all'assessore alla cultura di San Donato. Io sono Adriano Radaelli, lui è Emilio Ugeri, che vi racconterà tutta la storia che ci sta. Come nasce questo libro? Questo libro nasce da una mia passione di raccontare delle storie locali, la storia con la S minuscola, che molto spesso la storia con la S minuscola è quella che poi crea la storia con la S maiuscola, quella che va sui libri. L'idea era quella di fare, vista la mia provenienza come medico, di creare una storia sanitaria di un paese, comunque dell'Interland milanese. Tant'è vero che ho raccolto tutta una serie di dati sulle condotte, sugli ospedali, sulle case farmaceutiche. Poi a un certo punto mi è venuta l'idea di andare a vedere con mano quello che di sanitario e di storico rimane sul territorio. E dove si va a cercare? Sentivo uno di voi che mi chiedeva, non è facile avere accesso a certi dati, è vero. Per cercare certi dati bisogna andare a trovare e bisogna avere la possibilità di poterli vedere. A questo punto il punto era proprio dove trovare un qualcosa di nuovo che parlasse di una storia sanitaria del 1800, che era il periodo che mi interessava. L'unica possibilità erano gli archivi parrocchiali. Archivi parrocchiali, e quindi questa storia nasce come una ricerca fatta su questi libroni impolverati che nelle diverse parrocchie ci sono. Questa è quella di Bresso, però io penso che qualunque parrocchia che abbia un po' di storia abbia accesso anche a questi dati. E si tratta di andare per qualche giorno, diciamo qualche mese, a scartabellare questi libri e vedere che cosa viene fuori. Quando ho fatto questo lavoro di scartabellare dei libri per andare a capire come moriva la gente nell'Ottocento, sono accorto che non poteva essere il capitolo di un libro. Era un qualcosa che prendeva da morto una vita sua. Ed è diventato questo libro. Questo libro era all'inizio la trattazione di come la gente viveva e moriva in un paese, ripeto, dell'Interland milanese, nel secolo scorso, anzi ormai due secoli fa. Sarebbe rimasto semplicemente una tesi universitaria, probabilmente, se questo signore alla mia destra non avesse fatto quel lavoro, vedete, di fare l'attacchino, di mettere un qualcosa di diverso su una tesi universitaria. Io a un certo punto dico, sono dei morti che prendono vita. Sì, Spoon River è una cosa completamente diversa, questa non è la Spoon River bressese. Però l'idea che una storia fatta su un libro di morti potesse diventare un qualcosa che richiamasse alla memoria tanti ricordi, e sapete che non si può avere un futuro se non si ha un passato, ecco come questo prima di noi sono tutti coloro che hanno vissuto prima di noi nel vero senso temporale del termine, a un certo punto hanno acquistato questa loro vita. L'altra cosa, ecco, io penso, ecco qua, quando Cinzia mi ha invitato, mi ha detto, vieni a San Donato a parlare. Io ho detto,
caspita, San Donato non ci sono mai stato in vita mia, se non per spiegare all'assessore per un passaggio verso le autostrade. Poi a un certo punto, andando a vedere che cosa è San Donato e che cosa è Brescia, sono più le cose che uniscono queste due città che non quelle che le dividono. Anzitutto, sono due paesi che nascono come paesi di contadini, quindi 1.000-2.000 abitanti, e che poi a un certo punto, anni 50, anni 60, subiscono un fenomeno di industrializzazione che porta ad avere San Donato oggi come oggi ancora più di 30.000 abitanti. Presso era arrivato a 34.000, poi negli ultimi anni c'è stato un decremento, siamo a 26.700, però più o meno i numeri possono essere quelli. Industrializzazione, Eni, Snam, Saipem, BMW, Unipol, la Fuji, la Canon, tutto quello che ci ha San Donato, e anche presso abbiamo la Zambon, l'Alcon che si occupa di alluminio, l'Isorivolta che non c'è più, eccetera, la Lancome, la Cima del Luca, cioè come la fabbrica ha cambiato e trasformato un paese in una città. Ma c'è della storia in comune. Qui, vicino, Melegnano o Marignano, settembre 1515 si svolse la battaglia del Giganti, dove Francesco I di Francia, sconfiggendo gli svizzeri, conquistò il Ducato di Milano. Vicino adesso c'è la Bicocca. Aprile 1522, battaglia della Bicocca, dove lo stesso Francesco I viene sconfitto e tre anni dopo a Pavia perderà il regno e tutto il resto, per cui la storia di Francesco I è legata a due paesi come Brescia e San Donato. Ma anche la storia che riguarda proprio le istituzioni è comune. San Donato viene soppresso e aggregato a Riboldone in epoca napoleonica. Finisce Napoleone e San Donato torna comune autonomo. E anche Brescia con Napoleone viene aggregato a Pozzato. Finisce Napoleone e torna comune autonomo. Non l'ho scritto, San Donato si chiama San Donato Milanese dal 1862, Regno d'Italia, eccetera. Brescia a fine del Novecento si chiamava Brescia Milanese. Oggi si è perso questo milanese, ma rimane ancora questa storia. San Donato è immerso in quello che è il parco agricolo del sud Milano, istituito nel 1990, presso è immerso nel parco metropolitano del nord Milano. Adesso c'è un fiume, un torrente, un canale, il Seveso. A San Donato c'è la Rete Fossi. E guardate che il Seveso finisce nella Rete Fossi. Ma quello che è stato più straordinario, perché giuro non lo sapevo, è che tutti e due, a nord e a sud, sono costruiti al quinto miglio di una strada che parte da Milano. Strada romana che va a Lodi, strada romana che andava ad Esio e che oggi va ad Asso, e quindi la valle dell'Asse, la valle di Asso a Massina. Il miglio romano era quella misura che corrispondeva circa a 1.400 rotti metri, dove i romani mettevano il segno, questa pietra che indicava il miglio. Furono costruite le prime chiese, la prima chiesa a San Donato, lo stesso a livello di Brescia. Quindi vedete che questa affinità che la mia amica Cinzia Passatra diceva, vedi, tu a parlare di Brescia, ma no, qui parlo di Brescia, c'è San Donato. E questo è quello. Allora, si va in parrocchia, ci sono i registri parrocchiali, che non sono accessibili a tutti. Questo lo devo dire. Non è che se uno va dal prete e gli dice fammi vedere, e il prete gli dice sì, perché ci sono ragioni di privacy, ci sono problemi collegati. Bisogna avere delle entrature, bisogna essere dei devoti fedeli e soprattutto conoscere il parroco. E quando conosci il parroco ti dice non portarmi via niente, però se vuoi guardare, guarda. E io ho avuto questa possibilità. Registri parrocchiali ce ne sono cinque, che vengono tutti creati dopo il Concilio di Trento, quindi dal 1563 in poi, perché
perché a questo punto la Chiesa ha bisogno di ricreare un qualcosa dopo la riforma, dopo Martin Lutero e tutto quello che ne consegue. E sono i parroci obbligati ad avere questi registri. Vi chiederete che cos'è lo stato delle anime, non è la valutazione di come uno si comporta, ma era una specie di censimento che viene fatto in occasione delle visite pastorali. Quello che interessa di questi a livello storico sono due dati fondamentali, i battesimi e i funerali, chi nasce e chi muore. Questo lo capisce il governo austriaco, perché quando dopo Napoleone arriviamo a ricreare il regno lombardo-veneto, l'Austria ha bisogno di avere un'anagrafe. Non si fida dei comuni, perché il comune c'è il Bonapartista, c'è il Giacobino, c'è quello che ha tifato per Napoleone. E dove va a cercare un ufficio anagrafe? È l'unico posto dove c'è qualcuno che sa leggere e scrivere. Le parrocchie, la chiesa, avviene a Bresso e avviene a San Donato. E che cosa fa il regno lombardo-veneto? Trasforma quei registri parrocchiali in registri civili. Utilizza i dati che il povero parroco di campagna è obbligato a scrivere in quanto il Concilio di Trento glielo impone e li utilizza come un vero ufficio anagrafe. Tanto è vero che periodicamente, e lo trovate sul registro, il funzionario austriaco va a vidimare questi registri e voi trovate i timbri che vengono vidimati volta per volta. Ufficio anagrafe, ufficio di polizia, serve un po' per il controllo della popolazione. Tutto questo è molto interessante perché vi spiega come mai questi libri parlano in un certo modo. Poi, al Regno d'Italia, fino al 1865, si va avanti un po' per inerzia, lo Stato italiano non ha più bisogno della Chiesa come ufficio anagrafe e questi registri tornano ad avere unicamente un valore ecclesiastico piuttosto che religioso. Ma è in questa fase, 1816-1865, che voi trovate dei dati che non sono disponibili da nessun'altra parte, anche perché, ripeto, che cos'è la sanità in quel periodo? Ecco perché sono fondamentali questi dati. Per scorrere, ecco qua. Allora, dicevo, i due registri che importano sono battesimi per capire le nascite, quanti nascono, come nascono, eccetera, ma soprattutto i dati di morte, perché gli austriaci sono precisi. E allora al parroco dicono: non basta che tu mi metti dei dati, io voglio sapere il nome e cognome, voglio l'età, la religione, la professione, la patria, dove è nato, il domicilio, dove è risiede, chi sono i suoi genitori, dove è nato, quando è morto. Quando tu, questo è più religioso, vai a trovare il morto, quando viene sepolto, ma soprattutto io voglio il motivo della morte o l'ultima malattia. Poi capite che questi dati diventano fondamentali, perché il funzionario che periodicamente va a controllare i diversi registri va a vedere queste cose qua. E poi mettetevi nei panni del povero parroco di campagna che deve compilare questa roba. Eccolo qua. Parroco è uno che sa leggere, è uno che sa scrivere, è uno che sa dare le benedizioni, è uno che sa fare anche delle belle prediche. Ma di medicina, dubito che sappia qualcosa. E cosa fa lui? Deve inventarsi una diagnosi. E la prima cosa che fa è mettere: è morto di morte ordinaria, è morto di malattia, è morto di malattia comune, è morto di parto,
è la cosa più semplice. Ma probabilmente il governo austriaco non ha bisogno di queste diagnosi. E allora, lo vedete, nel corso del tempo, il parroco comincia a scrivere qualcosa di più e scrive: è morto per diarrea, è morto per febbre acuta, è morto per gonfiezza straordinaria. Ci sono gli ospedali, certo, a Milano ce ne sono due in quel periodo, il più importante è la Catrana, ospedale voluto dagli Sforza, che fa anche attività di ricovero. Però vi faccio presente una cosa: quanta gente muore in ospedale? Pochissimi. Sapete perché? Perché in ospedale non c'è pronto soccorso, si va solo se un medico o qualcuno delegato dal comune dice: portiamolo in ospedale. Ma sapete cosa vuol dire? Che il comune deve provvedere al trasporto di questa persona in ospedale, al pagamento della degenza in ospedale e a tutto quello che ne consegue. E capite bene che i comuni all'epoca, per un paesino come poteva essere Presso o come poteva essere San Donato di 1000 abitanti, che sono contadini, non ha soldi da spendere. Per cui la gente muore a casa e quei pochi che muoiono in ospedale, quelli sì che hanno delle belle diagnosi, perché qualche medico in più in ospedale c'è, e quindi gangrena secca, idrotorace, febbre reumatica, il nostro parroco di campagna queste parole non le ha mai sentite. E siccome l'ospedale, nel momento in cui il bressese o il sandonatese muore, deve farlo seppellire lì, non è previsto il trasporto del comune. Muore all'ospedale di Milano e viene sepolto in quello che è il forcone dell'ospedale di Milano, la zona attorno alla rotonda di Via Pesante, per dirci. Ma al parroco manda la diagnosi con su scritto: è morto tizio, e sono molto belle queste cose, è morto per questo. E cosa fa? Contentissimo, perché lì finalmente può mettere una bella diagnosi sul suo libro. Quando però non ha queste belle diagnosi, deve continuare a giocare tra la febbre con la malattia morto ordinaria o la gonfiezza straordinaria. Fino a che a un certo punto, leggendo questi verbali, questi registri, per 2 anni compare questa parola: è morto di guanto. Allora, io ed Emilio ci guardiamo negli occhi: ma cos'è la fortuna? Com'è che questo parroco scrive che queste persone sono morte di guanto? Non c'è da nessuna parte, non esiste una malattia che si chiama guanto. Eppure lui per 2 anni scrive guanto. E allora viene in mente una cosa: come chiama il bambino il mal di pancia? La bua al pancino. E lui cosa faceva? Aveva il mal di pancia, è morto di buttura. Questa storia della buttura va avanti per 2 anni, siamo agli anni 1842-46, quindi ancora prima delle 5 giornate. Fino a che a un certo punto lo stesso parroco continua a scrivere, ma la paura non c'è più. E cosa sarà successo? È morto il parroco. Sarà successo che il funzionario austriaco gli avrà detto: ma sul posto, cos'è la paura? E quando avrà capito il nostro povero parroco di campagna che forse scientificamente la paura non c'era, non ha più scritto questa parola. Sconfitto la paura. Questa è più la parte scientifica. Tenete conto che poi Emilio vi racconterà 2 o 3 cose di dire sulla. Tutti quei dati sono importantissimi, anche perché, capite, quando avete visto le professioni, sono tutte contadini, però con l'andar del tempo cominciano le diverse professioni. Comincia il papa, il maniscalco, fino ad arrivare al giornaliere. Il contadino allora lavorava in terreni a mezzadria, poi a un certo punto ci sono anche quelli che vengono impiegati a giornata, i giornalieri, ci sono i primi operai. Si vede attraverso quell'elenco di professioni come si sta trasformando.
dati anche vedere il numero di quante persone, quei 1000 abitanti che diventano 2000 nell'arco di qualche anno. Il problema è che di che cosa muore questa gente? Allora, ultima malattia, vi dicevo, è il capitolo più grosso perché è quello più medico di tutti. Allora, mortalità neonatale, all'inizio è la più elevata. Gente che muore durante il parto, muore sia la mamma e muore sia il nascituro. Sono tutte le complicanze del parto. I diversi parroci però affinano le diagnosi. Parto laborioso, parto difficile, morto durante il travaglio, parto immaturo. Vedete come nel tempo anche la capacità di questi parroci di scrivere una diagnosi medica si affina. E il lattante è quello che ha meno di un anno, e qui cominciano le malattie infettive. Febbre catarrale, catarro, febbre verminosa, c'erano i vermi, gastroenterite, itterizia. Si cominciano a vedere delle cose diverse, sono tutte forme infettive, però che hanno già un'identità medica. Mortalità infantile, le malattie esanterate. Oggi noi ci possiamo ridere sopra. Chi muore di rosolia, di scarlattina, di pertosse? Allora si moriva di rosolia, di scarlattina, di pertosse, la chiamavano tosse canina, si moriva di difterite. Guardate che sono numeri grossi. 1861, 6 bambini muoiono di difterite in 2 mesi. Calcolate che presso aveva 1500 abitanti, 6 bambini su 1500 sono numeri. Morbillo, che sono 3 epidemie, nel 1854 muoiono 12 bambini in un mese. Guardate come un'epidemia di morbillo diventa una causa praticamente di morte enorme. Non c'era terapia. Discutiamo come si curavano questi bambini. Non c'erano medici, figurarsi se c'erano le medicine. Tenete conto che gli adulti hanno una sopravvivenza 45-50 anni. A 50 anni si è vecchi. Tranne questi casi, quelli sono, me li sono segnati perché c'è un signore che muore a 88 anni e il prete, sapete cosa scrive? È morto di vecchiaia. 88 anni. Tisi polmonare, attenzione perché la tubercolosi è una di quelle forme che in una società industrializzata comincia a comparire, muore a 90 anni nel 1846. Questo è uno tra i più sfortunati, perché se la tubercolosi non l'avesse presa sarebbe arrivato a 120 anni come minimo. È morto di tubercolosi a 90 anni. Apoplessia, questo ha avuto probabilmente un ictus, 98 anni nel 1855, che sono i 3 più anziani che io ho trovato in quel periodo. Ma tutti gli altri rientrano qui. Allora, anche qui, forme infettive che possono colpire tutti gli apparati, tubercolare, la TBC, dicevamo, chiamata anche scrofo, diversi posti, eccetera, prevalentemente d'inverno. D'estate si muore di forme intestinali, tifo, idropesia, anche avvelenamento da funghi, ma il sistema nervoso è coinvolto, meningite, encefalite, tetano. Vedete come poi le diagnosi diventano sempre più importanti, perché diversi parroci a questo punto cominciano a capire e cominciano i medici condotti, perché la condotta medica, soprattutto in un posto di campagna, comincia come giudicare. Per cui finisce tutta la bella documentazione austriaca, ma comincia il progresso medico. La cute, gangrena secca, il favo, la disipola, che noi oggi chiamiamo eresipola per intenderci, ma mal di vescica che poi diventa cistite. E poi ci sono le 3 grosse epidemie di quegli anni, che sono il colera, il vaiolo e la spagnola. Questi a periodi fissi, e la cosa sorprendente è che le epidemie che ho trovato nei registri parrocchiali di presso coincidono esattamente con i dati riportati nella letteratura nazionale. Il piccolo che diventa il grande e che effettivamente fanno
qualche malattia cardiaca, apoplessia sanguigna, la sindrome del vizio precordiale, cioè qualcosa che non è più acuto ma che sta diventando cronico, fino ad avere la prima forma cronica di malattia, che è la pellagra. Pellagra, che è la malattia delle 3D, la dermatite, la diarrea, la diamentinenza, che nasce dalla mancanza di quella vitamina, la vitamina B, perché? Perché appresso, come a San Donato, si mangia il mais, si mangia il ratturno, si mangiano i legumi, carne una o due volte l'anno, le uova e i polli si vendono al mercato. Per cui un'alimentazione di quel genere predispone, e qui la scienza è stata bravissima, perché e si occupa di malattie del ricambio, questo tipo di problema. La pellagra era il diabete di quel medico. Non ci sono tumori. Questa è la cosa sorprendente. Si muore giovani, si muore di forme acute, non ci sono malattie croniche. C'è una selezione naturale che fa in modo che probabilmente, forse qualche caso di tumore ci sarà stato, sicuramente, ma era talmente sottostimato da non vederlo, nemmeno. Probabilmente in quella fascia d'età, 45-50 anni, i tumori non facevano tempo a svilupparsi. Ecco quel discorso che faceva Cinzia oggi. Noi abbiamo sconfitto la parte infettiva acuta, abbiamo allungato la vita media, abbiamo creato le malattie croniche, per cui tumori, diabete e tutto quello che è la malattia cardiovascolare, che allora era semplicemente mascherato, assente per tutta una serie di motivi, diventano le cause di morte oggi. Viviamo di più, ci ammaliamo di più e non guariamo quasi mai. Perché delle forme croniche noi possiamo continuare a curare, ma ripeto, chi ha problemi di cuore, chi ha problemi di artrosi, chi ha problemi di diabete, deve sempre continuare a fare delle cure per tenere sotto controllo la situazione. Io mi fermo qua, non vi ho messo, ci sono delle cose ancora buche in tutta questa storia, che sono le morti traumatiche. Morti traumatiche che possono essere quanto mai varie. Io pensavo di trovare qualcuno coinvolto nelle 5 giornate di Milano piuttosto che nei morti risorgimentali o fra i mille di Garibaldi. Nessun Bressesi è finito in questa storia, anche se Emilio dirà che a Brusuglio sotto Radeschi hanno bruciato le case. Ho trovato 3 morti durante la terza guerra d'indipendenza. Uno muore nei fatti d'armi di Custozza, uno muore a Palermo nel 1866, terza guerra d'indipendenza, quindi direte, ma questo Palermo come ci è arrivato? Probabilmente è uno di quelli che a Regno d'Italia, servizio militare obbligatorio, viene mandato a Palermo a fare il soldatino. Questo sarà stato contentissimo che ha scampato la battaglia della terza guerra d'indipendenza, è andato a morire di colera a Palermo. Il terzo muore in, credo più sia a Chieti o da qualche altra parte, per colpo accidentale di pistola. Probabilmente nel fare esercitazioni sarà finito un colpo ed è morto così. Chiudo dicendo che ci sono anche dei morti per incidente stradale. A un certo punto, appresso come a San Donato, arriva il tram. La ipotranvia, che diventa poi tranvia elettrificata col tempo, il famoso gamba del lei. Ci sono 3 persone che muoiono sotto, e non suicidi, che muoiono sotto le rotaie di questo treno d'epoca, di questo tram. Io sono andato a vedere, sapete a quanto andavo? Velocità massima 10 km all'ora. Domanda, ma come hanno fatto a morire 3 persone con un tram a 10 km all'ora? Non si ferma, uno di questi muore, pensate, perché aveva nella traversale
gli è rimasta la scarpa dentro la rotaia. Lui si è preoccupato di togliersi la scarpa, di salvare la scarpa, e non si è preoccupato di questo treno, questo tram che arrivava. E voi mi direte, ma quanto costavano le scarpe allora? Per pensare di dover lasciare la propria vita per salvare la scarpa. Ecco, queste sono un po' le notizioline. Però ripeto, sono dei dati che la difficoltà, sapete, è stata ad andare a capire la scrittura dei padri. Perché questi scrivevano tutti con calamaio e pennino. Avevano la carta carbone e dentro in questi registri c'era ancora la carta carbone, per cui non è che qualcuno deve essere consultato molto. Il problema è che quando tu impari a capire come scriveva il parroco, moriva il parroco e arrivava un altro, e quindi dovevi lì capire ancora come era la sua scrittura. Due sono morti in servizio, uno addirittura ha avuto un'apoplessia sanguigna, per cui il giorno che muore questo parroco, muore anche un bambino, la posso raccontare un aneddoto. Morendo il parroco, voi immaginate, paesino di 1000 abitanti, morto il parroco, i preti dei paesi vicini che sono andati, disgraziatamente muore anche un bambino quello stesso giorno, ma bisogna fare i funerali per il parroco. Allora, del parroco c'è segnato tutto, come è morto, chi è andato a visitare, quando è stato. Di questo bambino si dimenticano il nome e il cognome anche dei genitori, perché probabilmente hanno dovuto mettere qualcosa, ma non si ricordavano, in quanto era un bambino che è morto nel giorno sbagliato, per intenderci. E quindi anche i parroci comunque vogliono adesso. Io mi fermo qua. Non mi ricordo più com'è stato, che a un certo punto il dottor Odaelli mi tira dentro in questo progetto. Io sono, diciamo, non sono un medico, ma sono uno che si impegna tantissimo nella storia, in queste. Adesso e dato che sono qua i ragazzi, vi faccio sentire un rumore, vi faccio vedere una cosa talmente semplice, perché adesso lui ha spiegato tutte queste cose avvalendosi di scrittura. Io che cosa ho fatto? Io gli ho dato le immagini, io ho tentato di colorare e di dare una. Si sente meglio senza microfono. Avevo percepito, sì. Scusate, ma che stile è un po' lontano. Allora, io mi chiamo Gian Emilio, parlo un pochettino di me perché sono, è così almeno giustifico anche la... Questi sono i libri che io ho realizzato. Il primo, La Casa del Miglio, fatta costumi e la storia un po' dell'Alta Valsesia ai piedi del Monte Rosa. Brusuglio, il tempo dei gessi, Brusuglio è dove ha vissuto il Manzoni, c'è ancora il profumo del Manzoni a Brusuglio. Al Pilastrello del Quinto Miglio è Bresso, la storia di Bresso, che è ricchissima perché ha avuto l'aeroporto, la ISO, e poi, visto che qua siamo in mezzo magari a medici e tutto, mi sono azzardato a fare un libro sulla storia della medicina, ma non vista dalla parte del dottore, vista dalla parte di altri, quelli che ce l'hanno bisogno, no? Che non sanno niente. Io non sapevo del giuramento di Ippocrate, e su questo libro ho messo il giuramento di Ippocrate. Anzi, poi mi farebbe piacere se il dottor Labelli gliele lascia pure in biblioteca, così mi farebbe piacere. Volevo esordire con una cosa per i ragazzini, in modo particolare, che mi sto facendo fare i ragazzini. Questo qua è già probabilmente un rumore che non avete mai sentito. Quindi è sparita proprio la storia di un. Ed è rimasto questo simbolo che. Quindi io faccio questo tipo di mi affianco, diciamo, alla cultura facendo l'attacchino, cioè facendo il fondale, diciamo, di quando si sono svolti questi fatti.
di spiegare che cos'è. Perché adesso cos'è? Sapete che cos'è? Una frusta? Correre i cavalli. Sì, ma la frusta per? Per i cavalli. Per il brumista. Sapete chi era il brumista? Certo. No. Nessuno? Brumista era il taxista col cavallo. Lei si chiamava Brumista. Io sono nato alle Case Sparse, la Valassina ve l'ho fatta vedere. Case Sparse perché? Perché era, cioè, era lontano da ogni paese, un po' isolato. Io per raggiungere Bresso, quindi adesso beh, è tutta città, io per raggiungere Bresso, questa adesso è una delle vie principali centrali di Bresso, dovevo passare su un asse, su un fosso, a Re dei Fossi. Re dei Fossi, forse non avete. No, è Re dei Fossi. Re dei Fossi è qua. Certo. No, è Vittorio dei Fossi, perché... Il Villoretti. Ho messo Re dei Fossi perché io, appena ho finito le scuole, sono ben assunto dalla Olivetti. L'Olivetti aveva fatto un distaccamento qui a Borgo Lombardo e a Poasco. E facevamo i computer, diciamo, il primo calcolatore elettronico, il computer si parla negli anni 80, quindi si chiamava calcolatore elettronico. E io da dove abitavo prendevo il tramvaino, poi la 93, poi c'era un pullman dell'ATM che mi portava, passava da San Donato, mi portava a Borgo Lombardo. Alla sera pullman piazzale Lodi la 93, la 93 il tramvaino. E non mi è mai pesato, io a parte che ero di vecchi, ero le scuole più. E a mangiare andavamo alla SNAM, alla messa della SNAM. Adesso io sono il più vecchio di tutti voi e mi dispiace perché volevo che qualcuno magari mi andava su dei murali. Andavamo a mangiare alla SNAM, quindi anche era appena nata, c'era tutto questo vetrata, tutta questa. Vabbè, questo però è una cosa... Io mi cavo di fiare. Una messa di gusto. Il marito della mia figlia è nato qui a San Donato e aveva un bar dell'orgo. Io conosco quelli di suoi. E adesso è mancato. Andavo dai miei bar. E non ve lo so dire, infatti doveva venire. Io sono più del 57. Giovane. E questo, adesso entriamo anche nell'argomento del... Quello che vedete non è una fotografia, è un disegno. E questa cosa qua non c'è più. Quindi disegnare una cosa che non c'è più, secondo me, è... mi stupisco, chi è che la faccia di disegnare una cosa che non c'è più? Questo è proprio un vecchio portone. Di questo moro, si chiamava moro, che vendeva il vino, quindi c'era la Migiana, e qui è stata la prima cosa che abbiamo fatto con la Realizia. Abbiamo pensato che questo qua fosse proprio quasi un simbolo materiale di tutto questo, perché la storia era un portone, la storia di Bresso forse parte proprio da qua. Questa è una delle cose, probabilmente fu il primo a mettere il telefono anche adesso, questo modo. Questo è un po'... Questo adesso da salutare. No, ho fatto come fanno, ho imitato l'ideografia, nel senso ho tentato di fare questi fondali, al posto delle parole, usare le immagini. Sono un appassionato di queste cose. Infatti mi rende fame. Sì. Ecco le immagini, sì. Questo l'ho già detto, le immagini infatti sanno raccontare, basta ascoltarle. Questo che se non siano fotografie ve l'ho già detto, e anche del moro che l'avevo già anticipato.
la dimensione. Anche la sua storia è la storia di tutti noi. Noi facciamo una cosa che dico in modo particolare ai ragazzini e alle persone vecchie, più anziane di me. Ossia, oggi una generazione dista dall'altra circa 25 anni, quindi in 100 anni quel bambino lì dovrebbe trovare il suo papà, il papà del suo papà e il suo nonno. Noi, io almeno, fatico ad arrivare a sapere chi fosse stato il papà del mio nonno. Qualcuno di voi ce l'ha fatto? Quinta generazione. E questo non va bene, nel senso che non va bene, scusate, non sono bravo a sicerare. Non va bene nel senso che a un certo punto subentra Garibaldi, esatto. Mazzini, Manzoni, basta. Quindi la storia è un'altra, quindi che in teoria dovrebbe essere quella che ci interessa di meno, perché invece non sappiamo, secondo me noi dovremmo scrivere, infatti io continuo a scrivere e racconto su alcuni libri, racconto anche la mia storia, che mi accorgo, perché io sono del 1944, quindi quando è nata la televisione io sono stato senza la televisione, con la televisione così come adesso e con la televisione che è arrivata in casa, lo stesso il computer. Voi no? 1954, chi è nato prima del 54 di voi? Prima del 54? Tu. 50. Complimenti. Beh, è un'osservazione, perché noi dovremmo riuscire a risalire i nostri. Questa è un'altra dimostrazione di visiva di questo concetto, nel senso che se noi riusciamo ad andare un pochettino indietro nel tempo, riusciamo anche a giustificare certi tipi di storie, perché il medico non c'era. Il medico era nostro. Io quando ero ragazzino, in tutto il mio paese, il paese di Cusuglio, c'era un medico solo, che forse faceva anche adesso. Un medico c'era. Questo medico però, a differenza, veniva in casa, veniva lui, con, e questo medico, che si chiamava Dottor Rossi, ha curato i miei bisnonni, i miei nonni, i miei genitori, la mia generazione e le mie figlie. Una cosa morta a 50 anni. È quello che è morto a 90 anni. I miei bisnonni sono morti l'anno prima che nascessi io. Quindi dal 43 penso che sia morto negli anni 80, nel fine degli anni 80. Per cui le mie figlie sono del 74, non ho fatto in tempo la mia nipotina perché c'ha 5 anni. Tutti, ci ha curato tutti. Una cosa, e l'ho messo su un libro, quello al tempo di Gelsi, ho parlato di questo libro. Forse ho parlato anche in questo. La vita era nelle corti, e quindi visualizzo come era le corti. Bresso è quell'angolino là in alto. Bresso era solo così, ai tempi dei mio nonno è nato nel 1899, quindi dovete anche voi guardare se ne esce. I ragazzi del 99. No, mille era mio nonno. La differenza è quella delle generazioni. Per seguire tutte le cose che lui ha esposto così a titolo professionale, io invece seguo un altro schema, nel senso che vado a tentare quando ha smesso la carrozza, la macchina da cucire, quando riprende, così almeno so anche
pesare un pochettino le cose. Cioè, noi se pensiamo che abbiamo cominciato a volare 100 anni fa, adesso per voi magari 100 anni fa sono tanti, ma io che sono nato nel 44, io già nel 50 erano 45 anni che l'uomo volava, quindi anche gli aeroplani non erano alla fine del mondo. Tiro corto così, questa è l'ultima. Questa è un po' la fotografia dei tempi del dottore Daelli. Emigravo. Io ho parlato. Dici che sono scusa. È il periodo 861-70, è il periodo che gli italiani vanno all'estero. Addirittura i primi del secolo sono 2.700.000 che nascono, poi non si conoscono. Inizia anche il lavoro. Io devo continuare a dire io però quando mi hanno assunto che si trattava di costruire questo grande calcolatore elettronico, che adesso è il Museo della Scienza e della Tecnica, si chiamava ILEA, era quasi lungo come questo locale qua. Io mi ricordo che era a Visca di Pesce, con sotto tutti i ventilatori, perché c'erano ancora le valvole scaldavano tantissimo, e quindi si sentiva proprio chiudi il dito, non so neanche se ha funzionato, perché era per la valvola che ho, quindi un altro particolare è questo qua del lavoro, ossia il padrone, chiave proprio, chi secondo lui non... lavoro giovanile, cominciavano a lavorare prestissimo, la scuola che toccarci era un bastone, fate il tempo anch'io a prendere qualche rimbellata, voi nessuno, eh? Ah, ecco qualcuno. Ho preso di mazzare. Eccomi qua. Però è del resto che dobbiamo un pochettino anche... Io sto tornando veloce, però... Se domani la possibilità così di entrare un po' più nero come ha fatto lui con il libro, io su queste cose qua, quello che vedete in centro è il Bacco da Seta, quindi c'era una lavorazione del Bacco da Seta, e il cavallo, sono ancora i primi tram a cavallo, e poi questo qua che chiudo con questa, nel senso che mettere in ripresa. Adesso qua non lo so, però già non riapresso, probabilmente anche noi. Però da noi aveva la differenza di scherzo. Noi adesso avevamo un tram che trasportava il liquame da Milano a Cusano Milanino. Perché dici di sì? Perché nella zona del nord Milano c'è sempre stata diciamo così, la discarica industriale di Milano. Non a caso io mi sono occupato casualmente a Sirana di Rom di una discarica abusiva di residui. Però lì lo portavano col tram. Ecco, vedete, invece ero, oppure voi non potevano. Invece li riportavano coi camion di notte e quando li portavano coi camion di notte perché c'erano attorno l'abitato in questa zona di cui mi sono occupato. Quando ho fatto mettere una security per controllare questo traffico che continuava, hanno bruciato l'automobile della security. Però probabilmente parliamo già di quando non sono più pozzi neri. Parlo roba industriale, interramento industriale. Ecco, no, tu adesso stai sì, avanti. Sì. Ti do del tu perché no. Tu avrai 20 anni meno di me per grosso modo. Ecco, il liquame invece è diverso, nel senso che, sì, lo so. Che serviva. Serviva per. Esatto, per. La conclusione che proprio fa ridere è che questo liquame veniva trasportato col tram, quindi
da questa bonza veniva caricato, mi ricordo che avevano dei cassoni in ferro, no, questa bella bonza proprio, avevano dei cassoni in ferro in maniera tale che erano fatti così, in maniera tale che anche gli scossoni del tram, era tutto già, c'era già dell'ingegneria, e lo portavano a Cusano. A Cusano c'erano dei contenitori dove veniva versato dentro, e i contadini venivano ad assaggiare com'era quel liquame lì, si chiamava chissà già merda. Proprio per sentire l'acidità di questo, comperavano, e noi presto l'usuglio eravamo, scusa, eravamo mezzo avanzato. Tu volevi dire che presso scusa ricevevano la carca da menare, questo io sia con la civile sia con la industriale. Io ricevo. Sapevo che l'avrebbe fatta.